Continuăm Universul Credinței. După cum v-am anunțat săptămâna trecută, Ciprian Dumea vă invită astăzi să urmăriți un interviu pe care l-a realizat la Iași cu excelența sa, cardinalul Angelo Amato, prefectul Congregației pentru Cauzele Sfinților, cel care a oficiat în urmă cu puțin timp celebrarea beatificării episcopului Anton Durcovici. Eminența, ieri, dopo la solenne celebrazione della beatificazione del vescovo Anton Durcovici, si è concluso un lavoro e un'attesa di quasi 20 anni. Qual è la vostra impressione della festa e della comunità della Romania? Guardi, la mia impressione è stata questa. Anzitutto è stato un evento di grande significato religioso e spirituale, perché si è trattato di beatificare una grande figura di martire, come è stato Monsignor Anton Durcovici, una figura di martire che ha concluso la sua vita offrendola al Signore, ma tutta la sua esistenza precedente è stata una preparazione a questo martirio. Quindi è stato un grande evento religioso e da questo punto di vista la partecipazione dei fedeli è stata grandiosa, è stata massiccia, è stata plebiscitaria e hanno vissuto con emozione questo avvenimento. Ma io vorrei sottolineare che è stato anche un grande evento di fraternità fra tutti, di fraternità umana, perché questa glorificazione di questo beato ha raccolto e ha riunito non solo i fedeli cattolici, ma anche gli altri, e ha dato gioia a tutta la città, a tutta la popolazione, non solo della Moldavia, ma a tutta la Romania, perché un martire cristiano è una buona notizia non solo alla Chiesa, ma è una buona notizia anche per tutta la nazione, perché dice non più odio, non più divisione, non più umiliazione dell'umanità attraverso la tirannia ideologica, ma dice libertà, serenità, fraternità, concordia e costruzione del bene comune insieme. Da quello che noi sappiamo, lei è per la quarta volta in Romania. Sì. Pensa di tornare presto? Speriamo, sa, non mettiamo limite alla provvidenza, ma io ricordo molto bene le altre due volte, sia per Bogdanfi, Monsignor Bogdanfi, e sia anche per Scheffler, Monsignor Scheffler, e anche per Monsignor, recentemente a Bucarest, per Monsignor Vladimir Ghica, questo glorioso anziano, aveva 80 anni, il quale aveva speso la vita per soccorrere tutti, per voler bene a tutti, aiutare a tutti, cattolici, ortodossi, ebrei. Lui era di una nobile famiglia, come lei sa, di una nobile famiglia romena, era ortodosso, poi si è convertito al cattolicesimo, ma secondo lui il cattolicesimo, come dire, valorizza anche l'ortodossia e lui era contento. E durante la guerra lui ha aiutato molto tutti i bisognosi, tutti, dando tutto quello che poteva, e siccome lui aveva grandi, come dire, conoscenze presso diplomatici e presso anche capi di governo, lui riceveva molti aiuti che distribuiva a tutti i bisognosi. E purtroppo fu preso e anche lui fu umiliato fino a condurlo alla morte. Anche questa è una bellissima figura di un eroe positivo della Romania, perché i santi sono degli eroi, eroi non solo per la Chiesa, non solo per il Vangelo, ma sono eroi anche per il popolo, per la nazione, perché sono benefattori. Quindi, come dire, per questo motivo speriamo di continuare a venire in Romania per presentare altre figure molto positive
di santi, di beati e di persone che hanno fatto del bene e continuano a farlo. Eminenza, Monsignor Petru Gergel diceva ai sacerdoti che tra le altre, da Monsignor Anton Durkovic si può imparare la pazienza. Lei cosa raccomanda imparare dal beato Anton Durkovic? Io credo che noi dobbiamo ricavare questo grande ammonimento, insegnamento della pazienza, ma anche dobbiamo ricavare un altro ammonimento della fortezza nel resistere al male e della fedeltà al Vangelo, perché la fedeltà al Vangelo permette questa forza soprannaturale, che è una grazia del Signore, per resistere alle forze del male. Avrete la possibilità di comunicare al Santo Padre su quello che è capitato in Romania. Cosa gli dirà Papa Francesco di quello che ha visto in Romania? E dirò che sono stato in Romania, a Iași, per celebrare la beatificazione. Questa beatificazione è stata una celebrazione di popolo, una celebrazione di gioia per tutti. E queste beatificazioni, questa beatificazione in modo particolare, ha diffuso in tutta la nazione, ecco, un senso di orgoglio per avere un figlio di questa patria, un loro figlio glorificato dalla Chiesa, ma anche glorificato dal mondo civile, perché è una persona molto positiva che ha fatto del bene. E quindi il Papa sarà molto contento di questo. E un'ultima cosa, per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che sarà celebrata il 1° giugno, le chiediamo una benedizione. Sì, volentieri. A tutti i telespettatori, alle famiglie, ai giovani, ai bambini, agli anziani, ai malati, a tutti, ecco, assicuro la mia preghiera, la mia stima per questa nobile nazione e anche la mia benedizione. Il Signore vi benedica tutti e vivete in pace, anzi viviamo tutti in pace e in concordia. Grazie, Eminenza. Bene, grazie a voi.